La valanga, una massa incontrollabile di neve e ghiaccio. Nemmeno la più moderna tecnologia è ancora riuscita a controllare questo fenomeno naturale. Per questo motivo c'è ancora chi la chiama la morte bianca. Una valanga irrompe sul pendio di una montagna. Sembra lenta e delicata perché la sua forza distruttrice è nascosta da una bianca nuvola di neve. In realtà precipita a più di 150 km l'ora, trascinando con sé 1 milione di tonnellate di neve e ghiaccio. Se anche le valanghe più piccole possono uccidere, le più grandi sradicano alberi, cancellano edifici e abbattono il cemento armato più robusto. Le valanghe non sono un fenomeno raro. Ogni anno nel mondo ce ne sono più di 1 milione. Si verificano ovunque ci siano montagne e neve, ma nelle zone disabitate non rappresentano un rischio. Il pericolo nasce invece in tutte quelle aree dove l'uomo si è insediato per vivere, lavorare e più recentemente per divertirsi. Ogni anno le valanghe uccidono circa 200 persone. Alcune muoiono perché travolte dalla neve e dal ghiaccio, altre perché scaraventate contro alberi e rocce, ma la maggior parte muore per asfissia. Quando la valanga rallenta e si ferma, le vittime sono spesso sepolte sotto metri di neve e non trovano la via d'uscita. Proprio questo è ciò che accadde a Tim Hoger, un appassionato di free climbing. Cadde durante una scalata e dopo un volo di 600 metri si fermò su un pendio coperto di neve. Questo si trasformò subito in una valanga che lo trascinò per altri 150 metri, lasciandolo vivo, ma completamente sepolto. Quando la neve è in movimento, ha le proprietà di un fluido. Essere in una valanga è un po' come essere trascinati dall'acqua. Nel momento in cui la valanga si ferma, tutto si solidifica intorno a sé, quasi come un'armatura, in modo che non ci si possa muovere. Subito ci si rende conto che non c'è alcuna possibilità di liberarsi. Anche se potente e mortale, la valanga è una delle più semplici forze della natura. I fiocchi di neve che cadono sui pendii si compattano e si stratificano dopo pochi minuti. A questo punto interviene la gravità. Quando la spinta verso il basso diventa maggiore della forza che tiene insieme i singoli fiocchi di neve, c'è il pericolo di valanghe. Nonostante questo fenomeno sia facile da capire, esso è molto difficile da prevedere. Dipende infatti da molti fattori. Ci sono tre tipi diversi di valanghe e tutti sono pericolosi. Le più grandi e distruttive sono definite di neve polverosa. Cadendo, un frammento di roccia o di neve solleva una massa non compatta. A mano che questa scivola lungo il pendio, solleva altra neve. In pochi secondi si forma così una massa di neve, ghiaccio e aria che precipita a quasi 400 km l'ora. Questa valanga, ripresa in Nuova Zelanda,
cadde per 1800 metri. La massa di neve aveva così tanta energia che rimontò alcune centinaia di metri il versante opposto della valle, prima di fermarsi. Il secondo tipo è chiamato valanga di neve bagnata. Di solito queste valanghe cadono alla fine dell'inverno, quando il manto nevoso è profondo e il disgelo è appena iniziato. A volte la neve sembra fluire come acqua. Le valanghe bagnate possono essere enormi e percorrere interi versanti montani con potenza e forza inarrestabile. Nel villaggio norvegese di Auda, nel 1993, questa valanga scivolò a soli 8 km l'ora. Le persone ebbero quindi tutto il tempo di fuggire, ma non poterono fare niente per evitare che le loro case venissero inghiottite dalla neve. Il vero killer è però il terzo tipo, la valanga a lastroni. Il peso di un solo sciatore è sufficiente per spezzare un intero lastrone di neve e farlo scivolare a valle. Appena spezzato, lo strato superiore del manto si divide in frammenti, alcuni grossi come una casa, che si spostano come un fluido. Anche se nessuno degli sciatori ripresi in questo programma è deceduto, mediamente il 10% delle persone investite dalle valanghe non sopravvive. La tranquillità della montagna è ingannevole e sotto la liscia superficie della neve il pericolo è sempre in agguato. Questi tre sciatori sfuggono alla morte sciando in diagonale verso un tratto di neve stabile. Nel momento in cui si fermano, la neve ha già raggiunto i 130 km orari. Sono questa potenza e velocità che hanno meritato alle valanghe il nome di Morte Bianca. La valanga percorre quasi 2 km. Più volte è sul punto di fermarsi, ma poi la massa di neve la spinge ancora più giù. Sui ripidi versanti alpini, la gente ha vissuto con la Morte Bianca per migliaia di anni. Sulle Alpi, la regione montuosa più popolata del mondo, ci sono infatti più di 100.000 valanghe l'anno. Nell'inverno del 1951, la neve raggiunse livelli record. Le valanghe distrussero molte cittadine e villaggi, uccidendo persone e bestiame. Durante quell'inverno, nella sola Svizzera, morirono quasi 100 persone. Su queste montagne, le valanghe uccidevano già più di 2000 anni fa, per esempio durante l'epica traversata dell'esercito di Annibale,
quando morirono più di 18.000 soldati. Una cifra spaventosa, ma comunque irrisoria se paragonata a quella della Prima Guerra Mondiale. Nel 1916 i soldati italiani e austriaci sulle Alpi miravano alla cima delle montagne sopra le postazioni nemiche, in modo da provocare valanghe che sommergessero gli avversari. Un metodo curioso ma efficace di combattere. Quell'inverno vide 80.000 soldati uccisi dalla morte bianca e la maggior parte dei corpi non fu mai ritrovata. È difficile credere che il potere distruttivo delle valanghe provenga solo da delicati fiocchi di neve. La neve è una dei più complessi materiali naturali. Anche se i fiocchi sono solo acqua congelata, la loro forma e dimensione dipendono dalle condizioni climatiche. La loro splendida simmetria a sei lati è ben conosciuta ed è vero che non esistono due fiocchi di neve identici. I fiocchi si modificano continuamente anche dopo la caduta. Il vento può spezzarli e formare cristalli più piccoli. Possono così crearsi strati in cui i cristalli sono solidi e compatti e altri con cristalli piumosi e fragili. Quando i singoli strati vengono coperti da una nuova crosta di neve, si formano piani a debole coesione. Una lastra di neve compatta può scivolare su questi strati, come su cuscinetti a sfera. Troppo sole, vento o condizioni di tempo variabile possono anch'essi creare strati instabili. Il vento, per esempio, può sollevare la neve appena caduta e accumularla sui versanti più calmi fino a formare strati fragili ma molto pesanti. Quando la massa supera un certo peso, precipita a valle all'improvviso. Le persone da cui dipendono le vite dei frequentatori della montagna devono seguire con attenzione le previsioni del tempo. In molte regioni del Nord America ci sono reti di stazioni meteorologiche in zone dove le valanghe sono frequenti. Misurano la velocità del vento, la temperatura, la neve caduta e spediscono i dati via radio alle stazioni di monitoraggio. Questi siti remoti sono esposti alle peggiori condizioni atmosferiche e devono essere controllati regolarmente. Con i dati che forniscono, però, ognuno può alzarsi la mattina e ottenere dal computer informazioni aggiornate. Le valanghe sono frequenti ad alta quota, dove si accumula molta neve. Nelle zone di elevata altitudine, poi, ci sono pochi alberi, che altrove riescono ad ancorare lo strato di neve, impedendogli di scivolare a valle. Determinante è anche l'inclinazione del pendio. La maggior parte delle valanghe cade dove la pendenza è tra i 30 e i 60 gradi. Sfortunatamente, questa è anche la pendenza ricercata dagli sciatori più avventurosi, uno solo dei quali, con il suo peso, può dare la spinta iniziale a un intero versante di neve. Come un fiume, la valanga crea il proprio letto. Dove le valanghe sono frequenti, gli alberi non hanno tempo di crescere e il percorso della neve è nitido e visibile. Dove invece gli alberi sono alti, le valanghe si abbattono di rado. Qui, alberi vecchi di decine di anni sono stati travolti e sradicati.
è il segno di un evento eccezionale, una valanga enorme che spazza il versante più o meno una volta ogni 50 anni. Anche con la moderna tecnologia, la corretta valutazione del rischio valanga richiede esperienza e mestiere. Per una semplice valutazione si sale su un pendio potenzialmente a rischio e si scava un pozzo dalle pareti verticali. Spesso, in un solo inverno, si scavano centinaia di simili pozzi. Si leggono poi gli strati della neve. A uno sguardo esperto basta un'occhiata per capire la coesione della massa. Si esaminano anche la forma e la struttura dei cristalli di neve, che dicono molto sulla resistenza dei cristalli. L'esperto può scoprire molte cose anche con una semplice lente d'ingrandimento. Il passo successivo è scoprire quanto siano connessi i diversi strati. Si isola una colonna di neve e la si smuove con un badile. Lo strato che si stacca per primo è il più debole. Per un test ancora più efficace, si crea una piccola valanga controllata. Si taglia un blocco di neve più grande e si provoca, con il peso di un uomo, il distacco dello strato più debole. L'esperienza di questi uomini può salvare molte vite. Quando si vive all'ombra delle montagne, la propria vita e i propri beni sono sempre in pericolo. A Flatieri, in Islanda, una valanga spazzò completamente la città nell'inverno del 1995. Nessuno si aspettava l'evento, perché nessuna valanga aveva mai colpito la città a memoria d'uomo. La neve abbatté 50 case e uccise 20 persone. In tutto il mondo, la montagna viene colonizzata a un ritmo crescente, anche in luoghi pericolosi. Ogni anno, le valanghe distruggono un numero sempre maggiore di case e vite. La famosa città di Davos, in Svizzera, è ai piedi delle Alpi. Una notte del 1968, una valanga si staccò dal pendio sopra la città e ne travolse le case, uccidendo 53 persone. Per prepararsi a futuri simili eventi, la gente iniziò a erigere le difese antivalanga. Oggi Davos è la città alpina più protetta. Sopra la città, nella zona di nascita delle valanghe, sono state erette lunghe barriere che impediscono al manto nevoso di diventare instabile. La forma e l'angolatura di queste barriere da neve deve essere perfetta e la loro tenuta eccezionale. Molte altre cittadine hanno la loro protezione. Saint-Antonin, in Svizzera, fu colpita nel 1950 da una valanga che uccise dozzine di persone. Oggi il villaggio è protetto da oltre 60 chilometri di speroni di cemento armato. Non sono bellissimi da vedere, ma funzionano. A
Anche se sulle montagne le valanghe sono inevitabili, gli scienziati le studiano per capire come nascono e magari un giorno riuscire a controllarle. All'Istituto delle Valanghe di Davos, in Svizzera, gli scienziati studiano l'effetto delle valanghe che nascono dai pendii sopra la città. Usano modelli computerizzati per capire come vento, umidità, temperatura e altri fattori modificano il manto nevoso. Sullo schermo si possono vedere valanghe digitali e il loro percorso lungo i versanti montani. Altri usano un approccio differente. Alcuni ricercatori di Zurigo hanno scoperto che una polvere plastica che scivola lungo un pendio in scala costruito sott'acqua si comporta come una valanga. Hanno quindi realizzato modelli delle valli colpite da grosse valanghe e hanno studiato il comportamento della polvere. Sono stati così in grado di anticipare il percorso delle valanghe vere e proprie e consigliare i luoghi più protetti per edificare nuove costruzioni. Anche il traffico è a rischio. Questo è Bear Pass, in Canada, una regione remota e poco frequentata. Anche qui, però, le strade devono essere sicure. Uno dei metodi consiste nello sparare sulle montagne con un cannoncino da 105. I proiettili innescano piccole valanghe in momenti e luoghi controllati. Se non accade niente, significa che il versante è sicuro. Su strade più trafficate, il pericolo aumenta. La Trans-Canadian Highway passa attraverso numerose zone a rischio. In alcuni punti le valanghe sono così frequenti che le gallerie sono l'unica soluzione, anche se sono costose da costruire. La neve può così superare la strada senza ostruirla. In condizioni di pericolo estremo è necessario invece chiudere la strada per liberare dalla neve i pendii sovrastanti. Il metodo è piuttosto grezzo ma efficace. Si gettano grosse cariche esplosive nella zona di partenza delle valanghe. Ogni anno sempre più gente va in montagna per praticare numerosi sport. Sci, snowboard e motosci sono sempre più frequenti sui versanti innevati. Molte stazioni sciistiche, come questa a Lake Louise in Canada, attraggono decine di migliaia di turisti ogni anno. Con tutte queste persone in montagna, il pericolo delle valanghe deve essere preso sul serio. Le stazioni sciistiche assumono quindi personale che conosce alla perfezione il territorio e il comportamento della neve nella speranza di prevenire gli incidenti. Ogni mattina le squadre perlustrano le zone più rischiose. Mentre i turisti si preparano alla giornata, il gruppo è già sulle piste. Anch'essi adottano il metodo di scatenare piccole valanghe in condizioni controllate prima dell'arrivo degli sciatori,
in modo che la neve non raggiunga mai livelli pericolosi. Uno dei metodi impiegati si chiama Avalauncher e usa aria compressa per lanciare proiettili esplosivi. A volte si devono innescare decine di valanghe controllate in un solo inverno. In alcune zone, l'unico metodo per innescare una valanga è andare sul posto. Ciò accade, per esempio, quando la neve si accumula sulle cornici centinaia di metri sopra le piste da sci. Queste zone di accumulo sono un pericolo mortale e devono essere eliminate prima che diventino troppo grandi. È un lavoro pericoloso, ma una spoletta dà agli operatori il tempo di mettersi al sicuro prima dell'esplosione. Una carica in posizione errata potrebbe far cadere la massa di neve dalla parte sbagliata, trascinando gli uomini con sé. Ma la tecnologia può solo cercare di limitare il pericolo. Ogni anno, angoli sempre più nascosti sono conquistati da turisti in cerca di forti emozioni. Spesso non incontrano solo la bellezza della natura, ma anche la selvaggia potenza della morte bianca.